Eccoci ancora insieme, gentili telespettatori, per questo nuovo approfondimento all'interno della nostra rubrica dedicata ai motori. E oggi ci troviamo al Museo dell'Auto di Torino per parlare di una mostra temporanea che sarà ospitata nei locali del museo fino al 20 di novembre. Una mostra dedicata ad una carrozzeria storica, la Touring Superleggera, che quest'anno celebra i suoi 90 anni. Ecco, con il presidente del MAUTO, Rodolfo Gaffino Rossi, cerchiamo di capire innanzitutto che cosa porta Touring Superleggera qui al MAUTO. Ecco, come è stata realizzata questa esposizione? Abbiamo cercato di ricercare delle auto che rappresentano l'inizio della storia della Touring e in particolare dare visibilità alla Touring nuova, quella che è nata nel 2006. Proprio perché, come abbiamo coniugato tutto il museo, il passato serve per affrontare il futuro e quindi anche per la storia di un marchio è molto importante tenere presente qual è stata la storia, l'inizio della storia, qual è stato il proseguimento della storia, i successi che si sono avuti e quindi si prosegue con chiaramente con la visione del mondo più moderna e quindi non diventa più una carrozzeria che produce per fare una produzione ma prodotti di nicchia, piccole serie che sono oggi si chiamano i one-off, quindi quasi fatti su misura. Ecco, questa che è stata inaugurata è una mostra quindi che porta al MAUTO 11 esemplari auto del passato, quindi della storia della carrozzeria Touring e auto che guardano al futuro, come diceva lei. Sì, che guardano il futuro, in particolare nel settore delle mostre abbiamo messo una documentazione per far capire qual è stata l'evoluzione del design, cioè dalla matita ai gessetti, alla grafica, arrivando oggi al computer. E questa è la parte innovativa, quindi anche per dare sprone a quelli che fanno questo mestiere o che vorrebbero fare questo mestiere, tipo i ragazzi delle scuole di design, per fargli capire che comunque cambiano i mezzi, ma ci va la testa per fare gli oggetti, quindi ci vanno le idee. Come è stata strutturata questa mostra? Cosa in qualche modo vede il visitatore entrando? Qual è il percorso che avete pensato? Abbiamo pensato un percorso che raffigura un po' i mestieri che fa un creativo nel modellare un modello. Quindi questo è proprio un sarto su misura. Quindi c'è l'atelier dove ci sono gli specialisti che plasmano la lamiera, i sellai che fanno i sedili con certa precisione, sono pezzi unici, è l'atelier praticamente, non è la produzione di serie, quindi è la cura nei particolari e in particolare sottolineiamo quali sono gli stilemi che si ripetono nella storia, quindi quando uno vede una vettura riesce a identificare il segno e dire questo è un oggetto fatto all'insegna della Touring. È super leggera perché è la prima carrozzeria che ha usato l'alluminio, quindi battere l'alluminio in quell'epoca, saldare l'alluminio era una cosa difficile. Oggi chiaramente le vetture che produce Touring oggi, sempre con lo spirito dell'innovazione, usa dei materiali innovativi come le fibre di carbonio oppure il cuoio trattato, le resine e le vernici particolari. Ecco. C'è qualche esemplare a cui è particolarmente affezionato, comunque che le piace particolarmente? Beh, dovessi fare un giro, portare spazio a una bella ragazza, userei la Ferrari 166 che abbiamo qua di lato, che è stata la vettura che utilizzò l'avvocato Giovanni Agnelli nel 48. È una vettura bicolore, verde scuro e blu scuro, molto elegante, molto bella in cuoio, quindi una vettura da sogno, ecco. Quindi, e poi invece dalla parte moderna mi piace molto la Mini che è stata riprodotta sempre a livello di Spider, dove ci sono molto carattere della vettura dello stile Touring.
Bene, io la ringrazio e invito davvero i telespettatori a venire a visitare questa mostra che, ricordiamo, sarà disponibile fino al 20 di novembre. Touring superleggera, 90 anni di eleganza che anticipa il futuro, è il titolo della mostra ospitata al Museo dell'Auto di Torino. Siamo in compagnia di Piero Mancardi, che è CEO di Touring, appunto, della carrozzeria, che celebra qui i suoi 90 anni. Ecco, innanzitutto un augurio per questa storia che ci porta a fare un viaggio nel tempo. Grazie, 90 anni è un bel anniversario, noi diciamo i primi 90 anni e vogliamo legare questa mostra, è un po' il trade union tra un passato che è glorioso e ricco di leggenda e di storie importanti, con il futuro, che è il futuro del design e della carrozzeria italiana, che la Touring oggi rappresenta, rimettendosi a fabbricare le automobili speciali, le fuoriserie che hanno fatto la sua fama nel passato. Ecco, le 11 vetture che sono racchiuse qui all'interno del Mauto, che cosa raccontano? Qual è il percorso che avete strutturato per il visitatore? È idealmente un percorso che accompagna l'evoluzione del design insieme con l'evoluzione della tecnica e della tecnologia dell'automobile. Dal 1926, quando la Touring è stata fondata, c'è stata un'evoluzione drammatica e ogni periodo, qui ci sono 11 automobili, ciascuna cerca di rappresentare al meglio il suo periodo, ogni periodo è stato caratterizzato da un'evoluzione della tecnica. La carrozzeria e il design però hanno sempre accompagnato, anzi nel caso di Touring, spesso anticipato il futuro. Che vetture troviamo qui? Ce ne racconti qualcuna? Una macchina sicuramente speciale è questa, che è la 166 Ferrari 1000 miglia, una delle prime disegnate dalla Touring per Ferrari, l'inizio di una lunga collaborazione. L'avvocato la acquistò di nascosto dal professor Valletta, che non voleva assolutamente che il presidente, il proprietario della FIA, girasse con una macchina allora della concorrenza, quindi fu un po' un progetto segreto dell'avvocato. Una macchina di grandissimo interesse, di grandissimo valore, è la Villa d'Este, un Alfa Romeo 2600 del 1946, che quasi si identificò talmente con il luogo e con il concorso che prese a furor di popolo il nome di Villa d'Este. E un altro pezzo, senz'altro da non perdere, è la Disco Volante. La Disco Volante è la fuoriserie che noi abbiamo attualmente in produzione, anche se molto limitata e che sta finendo in effetti, ma si ispira alla vettura del 1952, di cui un esemplare è anche esposto in questo museo nell'area delle vetture di sport, ed è un po' la quintessenza della macchina sportiva due posti coupé italiana di grande prestazione e di grande eleganza. Secondo lei oggi è ancora possibile fare auto su misura? È diventato di nuovo possibile grazie al lavoro che noi stiamo facendo. Noi abbiamo messo sotto lo stesso tetto un centro design importante, una grandissima quantità di ingegneria e una capacità manuale di fabbricare le carrozzerie con metodi artigianali ma avanzati. E il fatto di mettere tutto insieme ha reso di nuovo possibile fare quello che una volta era comune e che poi è scomparso dal mercato. Devo dire che il mercato sta rispondendo molto bene a questa proposta e quindi abbiamo un bel carnet di ordini che si prolunga per i prossimi anni e abbiamo soprattutto un ritorno di immagine molto importante, non solo per noi che rappresentiamo comunque un pezzo di storia, ma per tutto il design italiano dell'automobile. Qualche numero di Touring oggi? Noi oggi siamo una piccola boutique. Abbiamo 50 dipendenti, ciascuno estremamente specializzato in un particolare mestiere dell'automobile e un centro design con meno di una decina di persone. Però nel piccolo noi cerchiamo di avere la massima qualità. Ecco, come si inserisce la storia di Touring nel Museo dell'Auto di Torino? Torino è un po' la scelta naturale. È vero che la Touring è nata e vive a Milano, ma Torino è stata la culla dell'automobile italiana e il museo è il più importante museo dell'automobile nazionale in Italia. Quindi ci siamo sposati quasi naturalmente. Stiamo rimettendo pace tra le due città
che per altri versi litigano, ma che sul piano del design sono tutte e due estremamente avanzate e hanno molte cose in comune.